Già sono caduti e lunedì stanno già tagliando, l'erba già stanno tagliando. E lunedì anche la capitazione. Sono gli ultimi momenti di attesa. La folla, la sentite? Pretende di entrare, vuole entrare. Stanno crescendo sui cancelli. All'interno si trova per cercare di effettuare. Il vescovo si sta preparando per la benedizione, il sindaco sta cercando di calmare gli animi, per questo grande desiderio di entrare. C'è stata un'emergenza, siamo arrivati io e il suo eccellenza il vescovo, per cui essendo entrati da un'altra parte, a quel punto c'era gente, era inutile mandarla qua, guardare qua, mandarla qua. Sindaco, allora sta spiegando come è possibile che siano degli intrusi già presenti all'interno del parco. Adesso, per quanto ci riguarda, il parco è vostro, lo abbiamo da qui a ora. Devono aspettare come noi. Non sollecitiamo, voglio dire, fai sembra che tutto sia pronto, ma ancora non si apre il cancello. Ma quanto era? Di quanto sia la spesa per tutta la mamma era vivo! Ho la parola al vescovo, così iniziamo e apriamo il parco. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, Verbo di Dio Padre, fattosi uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che sei largo delle tue benedizioni e hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché con la sua attività diventi strumento della provvidenza, benedici quanti verranno in questo parco a usufruire della ricchezza della natura che è stata così ordinata. Fa che osservino sempre la giustizia, la carità nell'amicizia, e tutti possano concorrere al bene di ciascuno dei cittadini, lieti di collaborare per la crescita della società, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare su cui costruiamo la nostra società, nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
sensibile, si può. E vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora io mi rivolgo ai cittadini, oggi inauguriamo questo parco, va bene? Bisogna però sottolineare un aspetto molto importante. Per quanto mi riguarda, questa è un'opera che è stata eseguita dalla precedente amministrazione. Tutto il merito va alla precedente amministrazione, a, ovviamente al sindaco Beppe Saiotto. Io dico una cosa. L'intelligenza umana ci porta a prendere il bene di quello che tu hai portato avanti da una stagione di cosa io oggi spetto a me a fare questo io sto aspettando la figlia di Saiotto perché vorrei aprire quest'ora, vorrei tagliare il nastro a due mani. Per me è significativo ed è importante dare il giusto riconoscimento a persone che si sono impegnate in, questo, in questa attività. Per quanto mi riguarda, e ci tengo a dirlo a voi cittadini, non c'entra nulla per quanto riguarda l'inaugurazione del parco, però sono quegli impegni che abbiamo assunto durante la campagna elettorale. Avevamo promesso l'apertura subito di Parco Pozzi per restituire questo gioiello alla cittadinanza, questo polmone di verde alla cittadinanza. Confidiamo nella vostra civiltà, nel vostro buonsenso affinché quest'opera sia degna di tale nome e rimanga così decorosa come ve la consegniamo. Un'altra cosa importante, è giusto che la sappiate perché qualcuno me l'ha chiesto poc'anzi, noi abbiamo già messo in essere attività per la deblattizzazione in tutte le zone di Aversa. Lunedì inizierà questa attività. Come pure abbiamo promesso il taglio dell'erba nelle zone periferiche e nel centro di Aversa, lo stiamo facendo, lo stiamo attuando. Piccole cose che danno un segnale della nostra presenza e non abbiamo ancora una giunta perché non è stata fatta la proclamazione dei consiglieri eletti. Ma nell'immediato saremo tra la gente come lo siamo tutt'oggi, saremo tra la gente, saremo vicini ai propri bisogni, ai loro bisogni, praticamente assieme alla Chiesa confidiamo molto nell'opera della Chiesa perché assieme possiamo fare grandi cose per la socializzazione, per la coesione sociale, per tutto quello che è il soddisfacimento dei vostri bisogni. Io vi ringrazio, datemi solo un secondo, sta arrivando Lorella Saiocco, che credo che sia doveroso tagliare il nastro assieme a lei. Grazie. Ecco arrivata Francesca Saiotto, che insieme al sindaco taglierà il nastro. Se avete questa opera, c'è un problema tecnico. Rivolgendosi al pubblico che sta all'esterno. Questo evento. Questo evento rappresenta, è una dimostrazione dell'attaccamento di papà a questa città, tant'è che nonostante le precarie condizioni di salute nell'ultimo periodo non è venuto meno agli impegni presi con questa città. E l'inaugurazione del Parco Pozzi è la testimonianza dell'impegno, della determinazione
determinazione e la costanza della passata amministrazione e io e tutta la mia famiglia, io e mia sorella in particolare, siamo orgogliosissime di quanto fa, di tutto quanto fatto da papà. Ed eccolo il parco finalmente aperto, affollato dai cittadini che stavano aspettando di entrare, tutti curiosi di vedere che cosa è cambiato e come si presenta oggi la zona. Che ne pare di questa riapertura del parco? Io vedo tutto bene. Poi dobbiamo vedere come si procede. Finalmente si è aperto un polmone verde. È vero. Adesso quello che dobbiamo aggiustare è Via Dell'Ano. Là ci sta un bellissimo parco che è abbandonato e degradato. Mamma mia, ci sta un degrado veramente. Quindi là dobbiamo aggiustare. Questa parlando di parco, parla di parco. Adesso bisogna aggiustare parco. Mi dice un parere su questa apertura del parco? È uno spettacolo. Augurando che siamo noi, ordine e pulizia. Quindi dobbiamo seguire il consiglio del sindaco, aiutarci a mantenere pulito il parco. Bravi. Diventare i guardiani del parco. Poi vi impegniamo. Io, mia moglie, voi o altre persone, è un po' difficile. Beh, basta partire. È normale. È un parco, come vedete, affollato, ricco di fiori. Speriamo che rimangano tali. Ci sono i cani. Di questa idea dell'area per i cani. Ottima. Funzionerà. Funzionerà. Funzionerà perché l'amministrazione la farà funzionare. Nella fontanella. È una cosa positiva. Tra le cose che sono state rinnovate è stata ripristinata la fontana storica. È diventato un punto per il selfie. Che ne dite di questa fontana? Vi piace? Era da anni che non la vedevamo aperta. Addirittura era diventato ricettacolo. Ma bisogna sperare che non si faccia la stessa cosa. È un po' difficile senza vigilare. Fiori, alberi, cioè praticamente tutto quanto ci si deve aspettare in un parco pubblico, un parco urbano dove trascorrere il tempo all'aria aperta. Panchine, come trovate queste panchine? Sono comode? Era meglio che si sistema una bella scollera. La mancanza di appoggio alla schiena. Abbiamo fatto in modo che se noi le mettiamo con le spallere dietro, che succede? Un cristiano si assetta e dice vabbè, diciamo quelle cose magari. Ma certamente se facevano una panchina con la spallera dietro era comoda. Pure per una persona anziana. Oltre a noi e giovani. Secondo me vorrebbe essere una bella panchina per una bella spallera. Ed era molto più comodo. Non è che sia una cosa. Comunque praticamente il servizio si l'hanno fa, facciamo lo pure, perché se io facciamo a metà è meglio che non facciamo proprio. Qui abbiamo i turisti che corrono le strade del parco e l'area bocce, giochi per i bambini disseminati un po' dappertutto. È una piantina del parco per rendersi conto di dove si ritrova nel momento in cui si sta passeggiando. Quelli sono i servizi igienici. Qualcuno prova a fare l'acrobazia, sperando che questo non accada nei giorni normali, perché solo è pericoloso ma può danneggiare le strutture. E a proposito di strutture, queste sono le contestate strutture in muratura.
destinate alla infermeria e al punto ristoro, che dovranno essere attivati nei prossimi giorni. E qui abbiamo in questa zona campo da basket, campo di calcetto. Come si vede oggi c'è una folla, probabilmente è superiore ad ogni aspettativa. Questa è l'area riservata ai cani. Qui i cani possono correre in libertà sotto la protezione di una rete che protegge sia i cani che i cittadini che trovano nel parco. Non sono state dimenticate le rastrelliere per il bicicletta. Naturalmente c'è una pianta generale del parco, oltre alle indicazioni dettagliate delle varie zone di cui il parco è stato suddiviso. Ed ora il pubblico comincia ad uscire, perché oggi è la prima giornata, quella di inaugurazione, il parco non resterà aperto a lungo. Resta il dato di fatto di una grossa affluenza, di una grande soddisfazione da parte del pubblico.